Maschi contro femmine, soprattutto nel tuo caso donne contro uomini, visto che tu sei una bellissima signora di 40 anni che viene... Anche qualcuno di più. Anche qualcuno di più. Ma perché tu ad un certo punto dici che arrivi a 40 anni, che hai capito tutto e poi in realtà devi ricominciare tutto da capo? Sì, perché pensi a 40 anni di aver raggiunto una saggezza, una maturità, di capire come gira il mondo e poi al primo capello bianco inizia la crisi. Questa è una battuta del film, ma è una battuta che credo di aver vissuto avendoli superati i 40. Mi piace citare Nanni Moretti, in questo sono una splendida pluriventenne e anche qualcosa di più. Convivere con il fatto di... con lo specchio, ma lo specchio non è... il mio personaggio improvvisamente capisce che non è specchiandosi attraverso la propria idea di se stessi, ma cominciando a specchiarsi negli occhi di un'altra persona e a capire che le rughe non le ha sul viso, ma le ha soprattutto nella testa, ecco. Però la crisi inizia da un rapporto di coppia che a un certo punto ha un trauma perché tuo marito, diciamo, ti tradisce nel film. Ecco, il rapporto conflittuale comunque è causa del maschio, con se stesse intendo le donne. Sì, però è un fatto contingente, sì, certo, qui ora stiamo raccontando, è una commedia e sta raccontando, racconta dei fatti contingenti che ti portano ad analizzarti e a guardarti dentro. È un po' la mentina del film dei Monty Python, quando il marito la tradisce con una di mezza età rispetto alla sua. Nicoletta, il mio personaggio, va in crisi e da lì inizia a lavorare su se stessa, ed è un po' quello che succede nella vita, insomma è sempre attraverso la crisi che si risolve, si va avanti. Senti, in questo primo film sono i maschi contro le femmine, qual è la cosa che tu più rimproveri all'altro sesso? Sai che non saprei in questo momento, ne ho così tante. No, rimprovero a noi femmine ancora di essere ancora indietro, siamo indietro, dobbiamo combattere ancora un po'. In che senso? Contro di noi o contro di loro? Contro di loro, contro, no, e anche contro di noi.